Appuntamento. Gossip. Per la rubrica Gossip, allora parliamo delle famiglie famose. La Natalia Titova ha chiesto al marito espressamente un figlio maschio dopo aver ottenuto due femminucce. Ma la stessa cosa ha fatto Ilary Blasi, che però dice di essere pronta, nonostante il parto che è avvenuto, a un nuovo figlio, non facendo richieste per quanto riguarda il sesso del nascituro. Poi, per quanto riguarda il gossip, ma non è un gossip religioso, si parla di religione, cioè c'è la tematica della famiglia e della mancanza di rispetto dei figli. Infatti, nel giornale che noi abbiamo preso oggi per rilevare dei gossip, settimanale mio, il religioso Mauro Leonardi ci dice che molto spesso, anzi quasi sempre, nella nuova generazione nonché nella vecchia, manca il concetto di dedizione alla madre o ai figli, sia viventi che deceduti. Quindi ci si scorda che vanno rispettati. Molte persone magari vanno a vivere da sole e non interrompono i contatti per un senso di indipendenza. A volte questo senso di indipendenza si ritrae, magari poi, una volta che i genitori non ci sono più, questi figli si accorgono di essere stati assenti. Quindi noi facciamo un appello a questi figli assenti affinché riconoscono questa loro assenza di ricongiungersi ai propri genitori. Per quanto riguarda altre notizie che rientrano nel gossip, ma sono anche di cultura generale, c'è un nuovo metodo per quanto riguarda la scuola, di far fare scuola ai bimbi, ai propri bimbi a casa. Addirittura questa educazione sarebbe fatta dai propri genitori. Questo metodo si chiama homeschooling, educazione parentale, è un metodo accertato, esistente. L'articolo 34 della Costituzione dice che l'istruzione è obbligatoria e gratuita, l'articolo 30 specifica che è anche compito dei genitori educare i figli. Chiaramente la scuola ha un'utilità perché permette ai ragazzi di 8-10 anni, nell'età della loro formazione, di venire a contatto con gli altri ed interagire. Quindi questa formula di homeschooling è una formula che trova delle pecche perché non permette, secondo gli studiosi, di realizzare un'adeguata socializzazione con gli altri bimbi. Allora, per quanto riguarda altre notizie, gossip o di cultura generale, abbiamo mamma Ilaria Spada, l'attrice che è sposata all'attore Kim Rossi Stewart, è l'unica, rispetto a Ilary Blasi e alla Natalia Titova, che non fa progettazione di figli, ma cura la propria attenzione al suo figliolo. Infatti va a spasso per Milano con la bicicletta, da vera e propria mamma che si dedica al proprio figlio, con tanto di seggiolino dietro alla bicicletta. Poi abbiamo anche un'altra notizia riguardo i bambini. Spesso le madri che lavorano non sanno, oltre l'orario dell'asilo, dove poterli tenere, benché le nonne, per chi ce l'ha ancora, hanno un servizio meritevole. In effetti a Milano è stata creata da due dipendenti, sono diventati imprenditrice di un bar. Questo bar, Mama's The Family Bar, è un bar dedito all'accoglienza dei bambini. Infatti tutti i tavoli sono tavoli scolastici, una sorta di asilo bar, e questo permetterebbe alle mamme di dedicarsi anche al proprio corpo, al proprio benessere, a tutto ciò che riguarda se stessi, senza dover per forza dedicare magari troppo tempo ai bambini, che vanno sì tutelati a livello di affetto, ma a volte
prendono troppo tempo e da qui, diciamo, nascono i disagi a livello di coppia per quanto riguarda i besticci marito e moglie. Un'altra notizia culturale è da mettere, da effettivamente dirlo, il nuovo TG4 sarà diretto con maestria da Alessandro Cecchi Paone. TG4, il direttore TG4 Giordano, preferito dargli la conduzione, una conduzione di un nuovo TG4 che durerà all'incirca un'oretta. Il nuovo format del direttore ha l'intento di fare un vero e proprio rotocalco telegiornale con tanto di informazione, e il buon Cecchi Paone è l'unico a poter, secondo la sua esperienza, a poter fare sia il conduttore sia il divulgatore culturale delle notizie, e il quale si dice molto contento di aver accettato questa proposta, un nuovo format di telegiornale che però l'Emilio Fede dice comunque che appartiene in realtà a lui, perché è stato lui, tra virgolette, l'inventore di questo telegiornale pieno di contenitore di notizie, sebbene il buon Fede spesso è stato, diciamo, bacchettato da Striscia la Notizia, perché come si suol dire prendeva a male parole tutta la redazione, perché si rendeva protagonista di inefficace nelle notizie che venivano divulgate. Però è, diciamo, fa parte anche del modo, della personalità di gestire un telegiornale rotocalco, quindi non diciamo che i meriti vanno anche a Emilio Fede, però in una versione ormai lontana. Quindi ci auguriamo che il buon Cecchi Paone sia in grado di dare una nuova vestibilità, un nuovo rotocalco ricco di contenuti. E per la rubrica dello scoop e di notizie culturali abbiamo per questa settimana recensito queste notizie.